Oggi, amici, organizzeremo il matrimonio dei miei sogni. Beh, sì, perché oggi voglio farlo con voi e voglio condividere questa esperienza magnifica. Guardate, qui devo raccogliere tantissimi soldi per, ovviamente, comprarmi un bellissimo vestito, perché guardate le mie condizioni. Sono davvero davvero molto brutte, però ora molto meglio. Tra l'altro guardate quanti soldi ho vinto. Cioè abbiamo 1550 euro e guardate, finalmente neanche puzzo più. E devo scansare, ecco, quella non la dovevo prendere, dovevo scansare la cacca. Ora mi lavo e guardate qui quanti soldi ho. Ora devo andare al traguardo. Ok, che cosa facciamo con tutti questi soldi? Vediamo, posso adottare un cagnolino oppure andare in piscina e organizzare magari il mio matrimonio in piscina. Va bene, sì, pagherò per la piscina. Guardate qui. Oh, posso aprire una mini piscina, sarà fantastico. Altro che mini piscina, guardate, è grandissima. Ma se io mi voglio fare un bel bagno, posso farlo? Vediamo, sali le scale, sali le scale. Uffa, non mi fa salire, io che volevo fare un bellissimo tuffo in piscina. Vabbè, magari dopo ce lo farà fare. Adesso andiamo qui e depositiamolo in banca. Anzi, possiamo adottare un bellissimo cagnolino. E adotterò Milo Tucker Oreo. Beh, direi che a me piacciono tutti i cani, quindi qualsiasi cagnolino andrà bene. E voi, amici, avete un cagnolino? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Eccolo qui, il piccolo barboncino, ma è super bello. Lo chiameremo Lily. E adesso andiamo da questa parte qui. Vediamo cosa possiamo fare, perché io ho tutti questi soldi, ma non riesco a capire cosa devo fare. Ok, forse dobbiamo uscire e continuare a guadagnare. Andiamo. Ecco qui, adesso dopo aver scelto il vestito, ovviamente devo preparare la torta del matrimonio, è fondamentale, quindi devo impegnarmi al massimo. Guardate qui quanti... No, non posso perdere gli strati, non posso perdere gli strati. Ok, mi sto concentrando, ragazzi, Ora ci metterò tantissimi cuoricini e la farò ovviamente multicolor. Ma è bellissima! Non posso distrarmi. Devo farla fantastica. E voilà. La mia torta è bellissima. Sono davvero una chef perfetta. E adesso con questi soldi andiamo a preparare la pista da ballo per il mio matrimonio. Vediamo se ho abbastanza soldi. Posso scegliere tra un silent disco o un DJ house. Cioè, in pratica, uno sarebbe con le cuffie, quindi in pratica ascolti la musica nelle cuffie, e l'altra invece la possono sentire tutti senza cuffie. Quindi io direi DJ house e apriamo le danze. Ok, non sono in discoteca. Ecco qui la nostra fantastica pista da ballo. Woohoo! È bellissima. Ok, ora però pensiamo alle cose importanti. Oltre alla torta, lo sapete, io sono una mangiona, e quindi con questi soldi posso fare un bel barbecue. Anzi, scherzavo, il gioco non mi ha fatto fare il barbecue. Vabbè, ora sceglieremo la macchina perfetta per il nostro matrimonio. Questa devo dire che è davvero molto sporca, quindi dobbiamo lavarla assolutamente. E poi vi volevo fare una domanda: a voi piacerebbe sposarvi? Io, a me sì, cioè mi piacerebbe tantissimo sposarmi con Robby. Quindi guardate, mi sto già esercitando. Che bello! Guardate quanto è bella la nostra macchinina. Cioè, ha tutte le rose e guardate. E guardate, ho aggiunto anche altri fiorellini. Sì, è proprio bella. Guardate, ci sono tantissime rose. E ora andiamo avanti. Siamo davvero ricchi, quindi adesso possiamo fare qualcosa di davvero bello. Un bel bar gigante. Vediamo se me lo fa fare. No, vabbè, guardate quanto è bello! Non ci posso credere!
E ovviamente è tutto rosa, perché rosa è il mio colore preferito. Ora andiamo avanti, vediamo che altro ci farà fare. Ecco qui, dobbiamo decidere l'abito che dovrà indossare che dovrà indossare il mio futuro marito. Quindi in questo caso Robby, ma scusate, perché ha la barba e i capelli così lunghi? No, un momento, ma Robby non è fatto così, non ha neanche i baffi. Sto sbagliando qualcosa. E se lo vede Robby sicuramente penserà che non voglio sposare lui ma un altro fidanzato. Che cosa sta succedendo, ragazzi? Per fortuna Robby non è qui con me. E non lo scoprirò mai. E questo tipo qui non è poi così tanto male. Sembra davvero un supereroe. Però di sicuro non è il mio Robby. E quindi devo sposarmi con... Gioco stai facendo? Sto facendo un gioco. Un gioco in cui devo fare la ballerina. Sì, la ballerina. La ballerina non mi sembra. Ma chi è questo tizio così gigante? Robby, io non volevo sposarmi con lui. Cosa, mi sei sposata con questo tizio gigante? Ok, è biondo, ma ha i capelli lunghi, ma ha i baffi, la barba grossa, ma... E poi è alto 12 metri. Hai ragione, non ti assomiglia molto. Però te l'ho detto, ormai mi sono sposata con lui e ciao. Io devo finire di giocare. Devi tradirlo con me. Ora, baciami. Ok, è solo un gioco, mi va bene. Ciao Robby. Per fortuna è solo un gioco, altrimenti facevo una brutta fine. Ok, ora andiamo avanti. Abbiamo tantissimi soldi e ho anche il cagnolino, che guardate, è tanto carino. Va in giro, fa tante cose. Quindi andiamo qui, vediamo quale sorpresa ci aspetta. Quanti soldi per avere questa sorpresa. Guardate, è una stanza arcobaleno, ma è bellissima. Non ci posso credere. Ora metterò un po' di soldi qui, anche se non sono a sufficienza, perché sono curiosa di sapere... Ah sì, erano a sufficienza. Ho sbloccato una nuova casa. Ok, voglio assolutamente andarci. Ah no, forse questa casa, aspettate. Ah, ho sbloccato soltanto la cucina. Va bene. Ora con questi soldini vediamo che altro posso sbloccare. Questa è la macchina. Ok, niente, non ho abbastanza soldi, quindi devo andare avanti e completare tutta l'organizzazione per il mio matrimonio. La scelta più bella di sempre. La scelta dell'anello. Beh, questa qui nella vita reale ci dovrà pensare Robby. Ma dovete sapere che io adoro i gioielli e non vi ho mai mostrato un regalo che mi ha fatto il mio fidanzato. Guardate, questo qui è bellissimo, ma non è l'anello per chiedermi di sposarmi. Quindi quello penso che ci vorrà un po' di tempo. Ma ora lo sceglieremo insieme. Ok, vado. Vediamo un po' che anello posso fare. Ok, questa deve essere la pietra, che è rosa. Però in realtà io adoro lo smeraldo. Infatti guardate, ora lo renderò verde come questo anello qui che mi ha regalato il mio Robby. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Oh, ma non ci credo! È uguale a quello che mi ha regalato! Ragazzi, cioè, non ci credo. Ho fatto un anello uguale a questo qui. Cioè, sono o non sono bravissima? Cioè, posso aprirmi una gioielleria? Sono davvero super contenta. Tutte le nozze saranno fantastiche. E guardate, avevo davvero sbloccato la nuova casa. Qui ci sarà tantissimo arredamento nuovo. Vediamo un po' quale sarà la prima stanza sbloccata. Secondo me è il bagno. Ah no, una cameretta. Oh, una cameretta per dei figli. Quindi avrò dei figli. Quanti figli avrò? Non lo so. Al momento non è importante pensarci, ma andare avanti, perché i preparativi non sono ancora finiti. E voi amici, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché abbiamo finalmente raggiunto i 100.000 iscritti. Ma non dobbiamo fermarci, perché siamo una super famiglia e dobbiamo allargarci sempre di più, perché io vi voglio bene. Anzi, Dani e Robby vi vogliono tantissimo bene, quindi continuate a supportarci. Ora è finalmente arrivato il giorno del matrimonio.
E io e il mio nonno Robby ci stiamo per sposare. E guardate, lo stiamo facendo in spiaggia. E ci sono tantissime cascate laterali. Ok, ora serve un bel tappeto. Bellissimo. Che bello, ovviamente lo faccio di pomeriggio perché almeno possiamo vedere il tramonto. E guardate quanto sole che c'è. Ecco qui, ci siamo finalmente sposati e baciati. Anche se da questo matrimonio non ho guadagnato tanti soldi, forse non sono stata abbastanza brava. Ma andiamo avanti perché abbiamo ancora tantissime parti della casa da sbloccare. Ora, dopo il matrimonio, c'è sempre una super festa. E guardate, questi sono tutti i nostri amici. Tutti quanti in piscina a fare festa, a fare festa. Oh, che bello! È stato davvero un giorno fantastico. Guardate qui quanti invitati che ho avuto al mio super matrimonio. E poi in pratica è stato un matrimonio in spiaggia e ora in piscina, quindi è stato fantastico. Ecco qui, andiamo avanti e depositiamo gli altri soldi. Ora stiamo per sbloccare una nuova stanzetta. Vediamo un po' cosa sarà. Una palestra. Una palestra dopo il matrimonio. Vabbè, magari questa palestra mi può servire per smaltire tutto quello che ho mangiato. E adesso non ci resta che andare avanti. Voi amici lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Oh no, non ci credo. Tradito? Ma come ho usato? Ora vieni qua. Ora sì che mi vendico. No, è inutile che scappi. È inutile proprio. Guardate qui. Ora ho preso la rincorsa. Non ci credo. Io che pensavo che il nostro matrimonio durasse per sempre. Beh, in chiesa si dice sempre che dura per sempre il matrimonio. Ecco qui, ti ho preso. E ora le prendi una, e due, e tre, e quattro. Non ci posso credere. È tutto finito. Il matrimonio che pensavo essere fantastico è stato distrutto. E adesso non posso fare altro che... Basta! Non voglio più giocarci a questo gioco. È tutto finito. E voi amici, se mi volete bene, mi raccomando, lasciate tanti like. E niente, ci rivediamo domani in un prossimo video. Ciao!